Giornata particolare è quella della lotta contro il fascismo e è un gesto che probabilmente, e questo lo riconosco, avrei dovuto fare prima. E questo è un falso storico, i fascilitori non erano presenti negli ultimi decenni, erano stati apposti fine anni 30, inizio anno 40 dal fascismo, erano stati poi rimossi e poi riapplicati durante la ristrutturazione del Teatro Penaroli dal 92 fino al 97, quando è stato inaugurato. Lì la Giunta Fosco ha riproposto i fasci vittori. Siamo ovviamente in un discorso che ci propone una riflessione, cioè apologie del fascismo. È venuto il momento di fare questa azione, perché dobbiamo riallenare la memoria contro i fascismi vecchi e quelli emergenti, quelli che guardano alla realtà attuale con un occhio di xenofobia, di emarginazione, di contrasto rispetto a quello che è questa città, che ha avuto i martiri lancianesi che hanno dato la vita per la libertà, e questa città che vede questa amministrazione disposta e pronta all'accoglienza, e che ha avuto nell'ultima tornata elettorale una parola chiara nei confronti della riemergenza dei fascismi. E quindi oggi, come sindaco di Lanciano, accolgo la richiesta dell'ANCI e delle altre associazioni che mi dicono oggi di coprire questi fasci, che toglierò quando la sovrintendenza avrà tolto qualsiasi dubbio su questa mia azione, perché rispetto le regole, e vorrei vedere se il progetto che la sovrintendenza ha approvato all'ora di riqualificazione e ristrutturazione ci sia stato un parere o questo argomento sia stato trattato. Io sono sicurissimo.